Buongiorno, benvenute nel nostro terzo Vlogmas! L'ha fatta pure, sì. Non vado lì a assaggiare. Già vedo. Marek va a scuola con Heidi. Sono ormai le 4:30. Noi stamattina, sì, le 4:30, vabbè, non ho guardato, ma lo so. Noi stamattina siamo andati a fare in giro, come avete visto, da Viridea. Siamo stati poi da Epicasa, insomma, siamo stati a fare un po' di giri. Dopo vi faccio vedere che cosa ho preso. Ora sono andata a prendere Marek a scuola, che oggi ha avuto anche l'interrogazione e ha preso bene e bene, non male. E ora invece sto aspettando mio papà, no, Babbo Natale, come dice mia madre, perché è arrivando Babbo Natale? Sì. È arrivato! Coi doni. Per la mamma. Comunque, oggi mio papà, eccolo. Dov'è? A
che carino con questo cappello. Ha portato i doni. Mi ha portato i doni. Mi ha fatto le mensole da mettere in cucina. Aspettate che c'è una voce. Ok. E abbiamo recuperato il top, questo qua, che avevamo, che ci era avanzato quando me l'ha tagliato, che mi ha fatto la cucina, insomma. Era avanzato del top e allora, con il top avanzato, mio papà mi ha creato le mensoline da mettere qua. Faccio vedere. Eccole qui. Grazie, nonno. Ah, me l'hai fatto... Che carino! Papà, non me lo ricordo più. Sì, qua, dai. No, un po' più qua, su, papà. Guarda, qua che c'è la... ma io devo vedere pure per mettere i tasselli. Qua, vedi dove ti è più comodo mettere i tasselli. Antonio Petti. Tu pensi che questi... Allora, siccome poi tanto me lo chiedete, perché la scorsa volta mio papà indossava una maglia e uno di voi mi ha chiesto: ma tuo papà si chiama così? Ragazzi, mio papà si chiama Michele Petti, Petti come me. E qui c'è scritto Antonio Petti, perché questo è il giubbotto del... Pubblicità a mio fratello. Esatto, facciamo pubblicità a zio Tony, dell'edilizia di mio zio Tony. Loro fanno bene o male lo stesso lavoro. Mio zio è muratore e mio papà è falegname. Però mio zio gli ha regalato a mio padre il... come si chiama? Il giubbotto dell'edilizia. Ecco qua. E allora se lo mette. Quindi mio padre è addetto a fare la pubblicità a zio Tony. Allora, mensole messe, ovviamente ormai sono già le 9 e qualcosa, vero? Sono le, sì, 21:19 e abbiamo messo le mensole, stanno benissimo, mi piacciono tantissimo, grazie papino. E, no, stanno veramente bene. In realtà io le mensole a mio papà gliele avevo chieste già 2 anni fa. 2 anni fa gli avevo detto: papà, col top avanzato possiamo fare delle mensole? Mi aveva detto sì, però in realtà poi non l'aveva più fatto. Uno, perché io non ero completamente decisa. Due, perché mi dimenticavo tutte le volte di portargli il top, oppure lui si dimenticava di venirlo a prendere. E quindi niente, non le abbiamo mai fatte. Però adesso mi sono decisa, mio papà ha preso il top e ci ha messo, devo dire la verità, pochissimo per farmele. Allora voglio farvi vedere, poi le mensole ve le faccio vedere domani, ma le vedrete sempre in questo video. che cosa abbiamo preso oggi? Da Viridea non ho preso nulla, solo una cosina, però ve la mostro dopo. Mentre da Epicasa ho preso, allora, anche perché da Viridea le cose, ragazze, costano veramente carissime, costano troppo. Avrei preso tutto, ma... i prezzi sono esageratamente alti, quindi tutto bello bellissimo da vedere, però sì, ok, comprare una cosina, due ogni tanto, ma davvero, ragazzi, erano prezzi troppo alti, quindi niente. Da Epicasa invece ho preso, aspetta Marek, ho preso 3 di questi, ecco, un pezzo è fatto così, da mettere nell'albero, quello lì che è alto 1,50 m, quello di Temu, che ho comprato su Temu a settembre, mi pare, comunque... Ne ho presi 3 di questi qua perché dobbiamo ancora fare quell'albero che a questo punto penso che lo faremo fuori perché è alto 1,20 m. Comunque ne ho presi 3 e li ho pagati 1,99 euro l'uno. Poi ho preso i pirottini per i dolci, che in realtà questi mi serviranno anche per un tutorial natalizio da fare sempre per quell'alberello lì, perché non voglio andare a spendere soldi in altre decorazioni. Si fa vedere anche questo. E anche questo qui mi serve per le decorazioni. Aspetta mamma, li ho pagati 90 centesimi l'uno. Questo... fatto così, e qua c'è poca luce, però giù ci sono i miei suoceri che guardano la TV e non volevo rompere. 20 pezzi e qua 30 pezzi. Ecco qua. Poi invece siamo state anche tutte da Pepco,
Io ho preso, mia mamma ha preso una cosa. Per me? No, tanto penso che sarà già nata la bimba di zia Orni. Per mia cugina ha preso queste tutine natalizie. Ma hai detto che per me? Ma stavo scherzando, amore, ma ti pare? Ecco qua, fatte così, molto belline. E io da aggiungere al cestino, invece, ho preso due tutine, queste qua di Minnie, perché sono troppo belline. Una fatta così e un'altra, opla, fatta così. Troppo carina, ho detto dai, aggiungo anche questa al cestino, poi il cestino l'ho finito, lo posso chiudere. Per Marek invece, che ne ha urgentemente bisogno perché non gli vanno più, gli ho preso il cappello. Fai vedere come ti sta bene. Un fungo. All'altro modo, amore, questo va davanti, guarda. Vedi, questa qui la scritta. Comunque, fatto così, adesso Marek lo indosserà per voi, vai amore. Gli ho preso comunque quel cappello lì che l'ho pagato, se non sbaglio, 5 euro. Poi ho preso due paia di guantini, sono sia blu che neri e li ho pagati 3 euro, vediamo, ottimo prezzo. Sono anche tacce, ragazze, quindi vabbè, Marek non ha il cellulare, però. Marek, come l'hai messo sul cappello? Sembri un gnomo. Aspettate. Fatti vedere un po'. Oh! Poi i guantini, vedi se ti vanno. E poi gli ho preso, lui ce l'ha, quello di Spider-Man, però... E quando lo metto a lavare mi serviva un altro, poi questo è molto più pesante. Gli ho preso questo qui, questo collo. Collare, Marco, lo chiamo collare. Così. Va bene, collare. Fai vedere un po' anche questo. Ti piace, mamma? Morbidissimo, eh. E poi è bello caldo, caldo. Troppo come me. Attenzione a questo, che ti fai male. Questo cappello. Oh, siamo pronti per andare sulla neve. Sto piena roccara, si sto senza catena. Una rota rinta neva e sono rimasta qua. Goppa neve, sto ballata. Goppa neve, sto ballata. Basta. Pochi capiranno questa canzone di Luca Sepe, vabbè. Ma chi? Stendiamo questo velo pietoso della mamma che fa ogni tanto queste uscite. Niente, i guanti ti vanno, mami, vedi? Non li perdiamo, solo perché noi ne abbiamo 50.000 paia e li abbiamo persi tutti. Comunque qua, ragazze, la mattina fa un freddo terribile. Stamattina c'erano solamente meno 3, dico solamente perché ho visto le previsioni dei prossimi giorni e mamma, ci dà meno 7, meno 8. Speriamo sia vero, amore, secondo me piove. Sì, perché le danno sotto zero che... Vabbè, amore, piove. Se nevica, nevicherà il giorno del tuo compleanno. Perché giovedì è il tuo compleanno. Perché per voi, ragazzi, oggi forse è il 4 o il 5 di dicembre, ora non ricordo più. Ma per noi è... oggi è il 27 di novembre. Mm-hmm. E il 30 di novembre sarà il compleanno di Marechino. Comunque, niente, adesso vi salutiamo perché questo bimbo deve andare a dormire. Metti a fare come il sciocchino. Aspetta. Ah, va bene, non vi ho fatto vedere che ho preso anche la colla a caldo, se vi può interessare, da Teddy, pagata 1 euro. Niente, adesso chiudo e ci vediamo fra pochissimi secondi per voi e domani mattina per me, che vi faccio vedere anche le mensole. Mamma, mi metti i guanti che vi faccio vedere. Sì. Giorno dopo, ragazze, allora adesso vi mostro finalmente come stanno le mensoline. A me piacciono troppo. Comunque io... invece di guardare lì guardo l'albero, che bello. Alla fine quei cosini li ho messi qua mentre attendo di fare l'altro albero e guardate come stanno bene. Quest'anno l'albero mi piace proprio tanto tanto. Metti bene a fuoco, bello, è proprio bellino quest'anno, mi piace tantissimo. Niente, quest'anno innamorata, bello bello. Comunque niente, vi dicevo, adesso vi mostro come stanno bene le mensoline. Secondo me danno un tocco in più, sembra più completa. Poi vabbè, ovviamente sono sempre gusti, cioè è inutile, no? Ognuno ha i propri. Però a me piace tantissimo. Io è un po' che volevo vedere quell'angolo più completo. E adesso, boh, perfetto. Inoltre, avendo utilizzato il vecchio top, si addice perfettamente con la cucina. Avrei potuto mettere delle semplicissime mensole bianche, però... boh, mi sembrava un pochino più originale. E poi avevo il top, ho detto, ma sì, dai, lo usiamo. Comunque, niente, mio papà me ne ha fatte 3. Però 3, secondo me, sono troppe. E quindi ne ha messi 2. Mi ho detto, papà, 3 no. Anche perché la terza, ragazze, cioè, andrei a mettere solo cianfrusaglie, perché verrebbe troppo alta. E niente, io direi che così è completo. E soprattutto sono ancora un po' indecisa per quanto riguarda il mobilone di qua, cioè non indecisa. Dovremmo sempre cambiare lentine anche lì, però vediamo quando riusciamo a farlo, anche perché dobbiamo terminare sempre la parte del frigo, lo sapete, ormai da 2 anni, e quando faremo quella parte lì andremo poi a pensare anche come sistemare meglio la parte del mobilone, se tenere il mobilone o se fare un mobile
più in linea con la cucina. Adesso vedremo, per il momento rimane così, mi piace un sacco questo procedere. Eccole qui, allora le trovo deliziosissime, adesso ovviamente sono tutte addobbate natalizie. Allora, alla fine qui ho messo il portazucchero, che avevo messo prima qua, così qua l'ho lasciato completamente vuoto. Ho messo il portazucchero, qui ho messo il caffè, perché quando sono i miei suoceri facciamo sempre la macchinetta, perché loro lo preferiscono, e quindi ho messo il caffè, quello è vuoto, però vabbè, è lì per bellezza. E qua sopra, ragazze, invece ho messo il... aiuto, come si chiama? La biscottiera, questa qui è nuova, l'ho presa da Risparmio Casa due o tre giorni fa, comunque domenica, ecco, domenica da Risparmio Casa l'ho pagata 7,90 euro. E ditemi che non è troppo carina, è proprio bella. Mi mancava la biscottiera natalizia e niente, l'ho presa. La cercavo da un po', però la cercavo, come dicevo io, e questa mi è sembrata perfetta. E poi andrò a metterci ovviamente dentro i biscotti. E qui ho messo la Yankee Candle Christmas Cookie. Eccola qua. E basta. Sì, sotto sono bianche, perché appunto fanno parte del top, però non importa, dai, cioè, va bene. Per me va bene così, poi mio papà mi ha aggiunto un pezzo di legno per rifinirle di lato e va bene, niente, a me piacciono, mi piacciono molto molto molto. Trovo quell'angolino più completo, non so come dirvi, mi piace, sono contenta di come sia venuto, bello bello. Che ne pensate? Fatemi sapere se vi piacciono, se per voi è troppo pieno, se per me no, è giusto. Bello, mi piace, soprattutto mi piace avere qui la parte della zona caffè senza il barattolino, che per carità alla fine era solo un barattolo, però niente, magari mio marito diceva compriamo il barattolo per mettere le capsule, magari metterò quello, ma non penso perché mi piace tenerla libera e poi le capsule tanto ce le abbiamo nel mobile, ci mettiamo un secondo a prenderle, quindi preferisco tenerle chiuse e basta, se proprio proprio prendo qualcosina per mettere le capsule, un barattolo, quello che è, lo metto poi qua sopra, metto barattolo delle capsule e zucchero quando tolgo le cosine natalizie, quindi qua lo vorrei lasciare libero, non lo so, prima ero una che, ragazze, il top lo teneva strapieno, adesso più cose ci sono, più mi danno fastidio, quindi niente, macchinetta del caffè e via, molto carino, molto semplice, basta, pulito, calendario l'abbiamo spostato un pochino, tra pochi giorni, che oggi per noi è 28, guardate, vi farò vedere, allora, ce la posso fare, l'immagine che ho scelto per dicembre, l'anno scorso l'ho scelta, è una foto vecchia, 2019 dovrebbe essere, ecco qui, con il Babbo Natale, mare, che gli omini di pan di zenzero, le casette, neanche a saperlo che avrei fatto un Natale biscottoso, diciamo così, e quindi è perfettamente a tema con le mie decorazioni quest'anno, cioè biscotti. Casette soprattutto, più che biscotti, perché le casette quest'anno mi fanno impazzire, le casette tutte zuccherate quest'anno proprio wow, niente, lì è rimasto uguale, ho lasciato l'omino con la candela e il portacoso, non mi ricordo come si chiama, lui, vabbè, così, niente, questo è quanto ragazze, io faccio che chiudere qui questo video, ho ancora tutte le scatole perché devo ancora finire di decorare, ma dopo me le porto nella cabina armadio perché averle qui in mezzo alle bowls danno fastidio. Niente ragazze, io con la visuale delle nuove mensoline, che spero davvero vi faccia piacere vedere queste piccole novità anche nei vlogmas, ripeto sono piccole piccole, è una piccola novità, non è che chissà che novità, però sono secondo me quei particolari che ogni tanto fanno la differenza. Che ne dite? Niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Noi ci vediamo domani con un nostro nuovissimo vlogmas. Credo che domani andremo a fare la spesa per il compleanno di Marek, ma non ne sono sicura, vediamo, perché al massimo vado giovedì mattina, non lo so. Comunque, in questi giorni c'è l'organizzazione per il compleanno di Marek, il mio momento più frenetico dell'anno, perché ci tengo tanto, sapete, no? Il suo compleanno, fare tutte le cose come piace a lui, poi mio figlio è molto legato alle tradizioni sue, no? Che gli abbiamo trasmesso io e suo papà, quindi la sera del suo compleanno mangiare la pizza tutti insieme con i nonni, fare la torta, la mattina gli faccio spegnere sempre le candeline sulla briochina, lui ormai ci tiene ad averle queste cose, e quindi niente, faremo questo. Ah, poi non vi ho detto prima di chiudere il video che sono andata dal dentista alla fine per il preventivo dell'apparecchio. Allora, non ho ancora accettato perché ancora devo avere il preventivo vero e proprio, ho fatto solo la visita, ma mi ha detto che bene o male siamo sui 5.000 euro,
Quindi niente, aspetto poi di fare, devo fare l'RX, la radiografia, la parte laterale. Ma ragazzi, devo prenotare queste radiografie, fare radiografia, la para, come si chiama? Panoramica. E poi mi fa tutto il progetto, mi fa vedere anche come vengono poi i miei denti una volta finito il trattamento. E non andrò a mettere l'apparecchio classico, no? Quello lì che si fissa, ma vado a mettere le mascherine. Quindi niente, fatemi sapere se voi avete esperienza, se avete messo le mascherine, com'è andata, perché comunque non costa poco. E allora, mio marito ha detto: ma scusami, vai anche a chiedere altri preventivi, io non voglio, perché dove vado io ci vado da anni, anni, saranno prima della gravidanza, quindi 9-10 anni, e mi trovo bene, cioè so come lavorano e sinceramente mi trovo bene così. Ho visto anche che, per esempio su Instagram vedo tantissimo queste cose di Dr. Smile, che fa queste cose con le mascherine, magari non lo so, fatemi sapere voi come vi trovate. Io 99% accetterò il preventivo del mio dentista, perché comunque mi fido ciecamente, so in che mani sono, quindi non penso che andrò a chiedere altri preventivi. Allora, ragazzi, in tutti i video c'è sta mosca, ogni giorno ce n'è una nuova, incredibile. Comunque, niente, quasi sicuramente a gennaio inizierò, gennaio, metà gennaio, a mettere l'apparecchio, quindi mi vedrete con le mascherine. L'unica cosa, non so, chissà come parlerò, se mi daranno fastidio, non so, fatemi sapere la vostra esperienza, se l'avete vissuta con le mascherine e basta. Vediamo anche cosa mi dice, perché mi ha detto che forse devo togliere tutti e quattro i denti qua, dente giudizio, quattro denti. Io non voglio fare estrazioni, vabbè, comunque non cantiamo vittoria, non ci sfasciamo la testa, ecco, prima di rompercela, e vediamo un po' cosa mi dice. Niente, ragazzi, adesso chiudo davvero, se no sto video viene lunghissimo. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo Vlogmas.